moneta. Reddito di cittadinanza, Revelli, lei prevede uno scontro nella maggioranza sul punto? No, uno scontro non credo perché Cioè verrà comunque tenuto e anche verrà il tenuto così centrosinistra com'è? aveva Sì, però istituito una loro hanno forma. sempre detto che era meglio il RE magari Io rafforzato, no? Il sì, reddito di inclusione. certo, ma sgombrerei il campo da una questione. Un reddito a chi è privo di reddito, chiamiamolo di Sì. cittadinanza, chiamiamolo come si vuole, è un atto dovuto, come diceva prima. C'è in tutti i paesi europei. Eravamo rimasti gli unici insieme all'Ungheria e alla Grecia a non avere uno strumento. Il problema è come lo si fa, e non è che lo si sia fatto in modo eccellente, lo si vede, e soprattutto il problema è come lo si gestisce, come lo si governa, con quale sistema di controlli. È lo stesso problema della spesa, si dice tagliare la spesa. Qui le parole sono opache perché nascondono significati molto diversi. In genere quando si dice tagliare la spesa si pensa a tagliare i servizi, una parte dei servizi, le spese No, lì inutili dovrebbe essere tagliare lo spreco, cioè quella spesa che non va considerata bene. uno spreco. Noi dovremmo tagliare investendo sui controlli. Faccio un esempio, nelle nostre montagne vengono gettati inutilmente decine di miliardi di contributi a finti pastori che dovrebbero portare i greggi a pascolare negli alpeggi per cui ricevono finanziamenti e non lo fanno. Allora toglili quei Affittano, finanziamenti, lei dice. Il demanio, affittano gli Ovviamente non appezzamenti, saranno tutti affittano così, le no? aree Perché a se no ci pascolo ascoltano, cominciano ad e poi ci inondarci le mandano tette. Ci sono i due furbi, vacche o lei tre. dice, fate i controlli e Se si tagliate i fondi controllasse pubblici. come fanno i paesi seri, come fa la Chiarissimo. Svizzera, risparmieremmo decine di miliardi. Professoressa